Dopo il rinvio del 23 luglio scorso è ripreso questa mattina presso il Tribunale di Pescara il processo per la tragedia di Rigopiano, dove il 17 gennaio di 4 anni fa persero la vita 29 persone. Dopo l'appello di rito, Cristiana Valentini e Massimo Manieri, entrambi legali di Ilario Lacchetta ed Enrico Colangeli, rispettivamente sindaco e geometra del comune di Farindola, hanno presentato istanza di incidente probatorio. Richiesta questa a cui si sono opposti il PM Andrea Papalia e la maggior parte delle parti civili, mentre l'avvocato D'Agostino, che tutele familiari di Roberto Del Rosso, ha deciso di aderire a tale richiesta. Incidente probatorio che però non è stata accettata dal GUP Gianluca Sarandrea. A questo punto i legali degli imputati hanno presentato richiesta di riti alternativi. La maggior parte ha chiesto il rito abbreviato, mentre per altri la decisione verrà presa e formalizzata più presumibilmente a partire dal prossimo 17 settembre, data in cui si tornerà a discutere della strage dell'hotel Rigopiano. Siamo contenti e soddisfatti che il giudice abbia rigettato questo incidente probatorio, in modo che si accelereranno i tempi. Nella prossima udienza del 17 settembre è parso un po' distante, però c'è l'estate, quindi anche loro hanno bisogno e diritto di riposo. C'è stato anche molto richiesto di riti abbreviati, circa l'80%, ma i nostri avvocati già ci avevano accennato che sarebbe accaduto ciò. Vabbè, dall'altra volta e oggi siamo un po' più soddisfatti, perché l'altra volta il giudice disse che era stato criticato per la lungaggine e per i continui rinvii. Adesso sembra che abbia capito e ha cambiato passo. Dai, ci fa piacere, almeno questa è una piccola soddisfazione per quel che può essere. Il fatto dell'incidente probatorio era da scartare a priori o c'era la possibilità anche di capire qualcosa in più? Il giudice non si è limitato alla possibilità di chiamare, di nominare un collegio peritale per dissolvere alcune problematiche, perché ricordiamoci, questo è un processo molto complesso, è un processo che riguarda tante posizioni, quindi può essere che il giudice abbia bisogno di maggiore chiarezza. Ecco, per quanto riguarda voi e i suoi assistiti, che cosa significa questo passo? Significa arrivare anche ad una verità in tempi più veloci. Ecco, per chiudere, dal 17 che cosa potrebbe accadere a questo punto? Intanto ciascun avvocato delle parti civili dovrà dire se il proprio assistito accetta o meno il rito abbreviato. Dopodiché il giudice, penso, che nominerà un collegio difensivo, un collegio peritale che possa, ecco, aiutarlo nelle decisioni.